Ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, non sono così vicina perché vi voglio spaventare, ma perché c'è tutto aperto, la finestra aperta, il ventilatore che va, mio marito nella stanza di fianco che lavora e quindi avevo paura che non si sentisse bene la voce. Chissà se si sentirà, boh, bah, chi lo sa. Come state? Spero che siate tutti molto bene. Io appunto ce la faccio distrutta, mi perdonerete, spero. No, sono sicura che mi perdonerete, però appunto siccome voglio registrare, come avrò detto in un altro milione di video prima di questo, non ci preoccupiamo delle condizioni. Fatemi sapere come state però. Allora, faccio un WhoCall provando a farlo un po' speedy, così riesco a registrare gli altri video e sono contenta, ecco. E partiamo subito completamente a cacchio stavolta. Di solito li divido sto lì a raccontarvi la rava alla fava, stavolta sono tutti buttati a cacchio e non mi ricordo neanche da di che periodo sono, quindi boh, non so, guarderemo nell'ultimo book haul. Allora, mi hanno mandato la bozza del libro di Claudio Bisio che uscirà, penso, tra settembre e ottobre, perché quelli che stanno mandando adesso sono quelli che escono in quel periodo prima di Natale. Si chiama Il talento degli scomparsi e dovrebbe essere sia divertente che a modo suo poetico, un po' come si dice quando scavi nell'interiorità, insomma, introspettivo, ecco. E sono molto curiosa perché tutto sommato mi sono sempre piaciuti i suoi film, soprattutto quando ho fatto Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Anziani. Non sono una grande, cioè non è che lo segua da chissà quanto tempo, però quei due mi erano piaciuti tanto e spero di trovare qua dentro quel mood lì, mi piacerebbe molto. Sto pensando che non ho acceso il faro, fa niente, tanto farebbe troppo caldo per stare col faro acceso. Poi sono tornata in mood, oh mio Dio, voglio leggere delle cose leggere, divertirmi, intrattenitive, eccetera. Per cui sappiate, chi mi conosce da tempo sa che tra un tot di mesi ricomincerò a lamentarmi del fatto che poi questi libri mi prendono fino a un certo punto. Comunque ho usato la Città di Ottone in questa edizione che mi piaceva tantissimo e mi sa anche di super comoda nonostante abbia un font minuscolo. Beh, è normale, cioè cosa mi aspettavo. Ha un buon interlinea, quindi vediamo. Mi ha sempre ispirato molto questo libro, però come sapete non ci spendevo più. Sto morendo di caldo, scusate, ma i capelli bagnati non posso tirarli su. Non volevo più spendere troppi soldi, ecco, visto che ne spendo già tanti per questo genere di cosa, su cui non ero per niente, di cui non ero per niente sicura. E quindi nulla, è arrivato usato, lo proverò, se mi piacerà bene, se non mi piacerà lo rivenderò. Poi, mio papà mi ha regalato questo libro che mi ha attirato ovviamente, cioè ovviamente, prima per la copertina, dopodiché ho letto la trama e insomma, lo volevo moltissimo, gliel'ho raccontato, me l'ha comprato, di Michele Masneri, Paradiso, edito Adelphi, che ha un ottimo font, che è sempre il solito di quelli degli Adelphi, non cambia, e che ha appunto questa quarta di copertina super accattivante in cui ci sono tutta una serie di intrighi, misteri, robe strane collegate anche ai lavori, sapete quando uno, non so, lavora in banca, fa dei lavori un po' che muovono il denaro, quindi c'è sempre qualche cosa di sospetto sotto e non lo so, il coccodrillo mi aveva attirata perché è uno dei miei animali preferiti, dopodiché ho visto che c'era sotto tutta una serie di cose di questo genere e poi c'è questo discorso, io spero che mi sentiate. Di una specie di posto particolare dove il protagonista finirà per arrivare, che finirà per scoprire. Ecco, insomma, sono ancora confusa ma molto incuriosita da questo libro. Poi una mia collega, cuoricino grande, ha appena iniziato a lavorare con noi, è giovanissima ma è super brava, io la amo, ha come dire, il sangue della libraia, non può fare altro se non cioè, questo è il lavoro che fa per lei, si vede proprio comunque. Mi ha regalato questo libro perché ci siamo scambiate prima di portare i libri ad altre colleghe cioè da far comprare al libraccio. Ce li siamo fatti vedere a vicenda, così se c'era qualcosa che volevamo ce lo scambiavamo e lei mi ha regalato Sulla rotta degli squali di Wilbur Smith, perché boh, mi piaceva l'idea di cominciare a leggere, di provare a leggere qualcosa di Wilbur Smith che non ho mai letto e che bella città rumorosa dove vivo. Il fatto che fosse, insomma, il titolo concentrato sugli squali mi ha acchiappato perché anche gli squali mi piacciono, bestie normali, ma niente.
Poi ho recuperato i versi satanici di Rushdie perché non trovavo più la mia edizione. Salterà fuori sicuramente, scusate, ho un topo in un occhio. Quando meno la cercherò, salterà fuori, però non la trovavo più, quindi l'ho presa. Tra l'altro, come sempre nei libri usati ci sono delle cose affascinanti, ma vabbè, non ci soffermiamo troppo a lungo. Poi, un'altra cosa che ho preso su quel filone lì della città di Ottone è Wolf Song di TJ Clune, perché Clune, si dice? Clune? Non lo so. Perché ho letto, ho ascoltato, in realtà in audiolibro ne parleremo o ne avremo parlato nel video delle letture, La Casa sul Mare Celeste, perché ho saputo che arriverà l'altro libro legato a quella storia, che non è un sequel ma un prequel in realtà. A novembre, mi pare, a ottobre, a novembre, il topo è sempre nell'occhio e quindi ho deciso di provare a leggere qualche cosa d'altro perché quello mi è piaciuto tanto e per questo stesso motivo, già che ne stiamo parlando, vi faccio vedere, no, non ve lo faccio vedere perché è troppo sotto, comunque ho preso un altro libro suo. Questo qua ho iniziato anche a leggiucchiarlo, come si vede da qua, però si vede un cacchio veramente, però vabbè. Per capire se mi potesse piacere anche senza quei personaggi, ecco, insomma, e allora solo poi l'ho preso. Poi, Luigi Nacci, 10 passi dell'addio, è un libro che abbiamo preso in comune, tipo, io e un'altra mia collega, perché, insomma, è capitato che io lo vedessi, dicessi, ci fosse stato un libro con questo titolo, quando era il momento giusto per me, insomma, mi avrebbe aiutata molto, no? E siccome lei invece in quel momento, cioè quel momento lo sta passando adesso, mi ha detto, ah, lo leggo io, ah, poi te lo passo, eccetera, quindi adesso è il mio turno di leggerlo e poi ci confronteremo. Direi che il titolo dice a sufficienza di che cosa parla il libro, 10 passi dell'addio, si parla di separazioni amorose. Poi, sempre col fatto che ci anticipano nelle cedole delle novità, tutta una serie anche di trasposizioni cinematografiche, cosa che io amo particolarmente, ho scoperto che trarranno, non mi ricordo se un film o una serie, ovviamente, perché sapete che il mio cervello è vuoto, le informazioni passano e vanno, La Donna del Lago di Laura Lippman, che ho visto che avevamo in negozio usato, già direttamente, e quindi ho visto che fanno la riedizione con l'immagine del film, eccetera, con insomma, gli attori. E quindi ho deciso di acchiapparmelo, vedere se è interessante, sempre nell'ottica, poi tanto se, voglio dire, se non è interessante lo rivendo. Poi, Il volto del male di Stefano Nazzi, che io continuo imperterrita a chiamare Luigi, non si sa per quale motivo, è uscito l'altro libro ormai tot tempo fa e quando è arrivato questo usato ho deciso di prenderlo, in realtà sono una babacchiona perché è appena uscito da scatola e magari era anche più comodo, però gli strade blu non mi dispiacciono, quindi può anche andare bene così, insomma, più o meno il prezzo pagato sarebbe stato quello, tutto sommato, forse anche un po' di più. Poi andiamo avanti di qua, ho preso un libricino che puntavo da un sacco di tempo e quel giorno me lo ero meritato, che si chiama La Scena Assoluta ed è questo qui, pubblicato al Melangolo, che contiene una serie di racconti di Baiani, Baricco, Cotroneo, De Silva, Lucarelli, Mazzucco, Murgia, Piccolo, Starnone e Vinci, Simona, che ancora non ho letto, dannazione. E la figata è che, adesso vi leggo questo quindi si capisce bene, Robert Louis Stevenson, che era un grande critico oltre che un geniale narratore, chiamava scene assolute quelle che leggendo un libro si fissano per sempre nella mente del lettore. Soddisfano, diceva, in un sol colpo, tutte le nostre capacità di piacere e di partecipazione, le adottiamo subito dentro di noi e niente e nessuno potrà in seguito cancellarne o attuirne l'effetto. Questo libro raccoglie 10 scene assolute che la letteratura riscrive a partire dai classici del cinema. Vi ho fatto capire perché lo volevo da un po'. Sto grondando anche l'acqua del battesimo, ma un giorno andrò in ferie anch'io. Allora, poi. Anche un po' sete, posso dirlo, adesso beviamo. Dunque, Marcos e Marcos, questo quando era uscito ovviamente aveva catturato la mia attenzione, non so minimamente di che cosa parli e non mi importi, cioè, non mi importa, dammi pure del tu, non mi importa, però insomma chiaramente poi quando lo prendi te lo sfogli un po', ti guardi un po' di cioè, che cosa hai comprato e mi ispira particolarmente. Sono racconti e qua pare che siano 30.
episodi che poi non ho capito se finiscono tutti in una stessa storia, cioè se non fanno altro che collegare tutti in una stessa storia, non lo so. Sono stracuriosa. Poi, questo me l'ha regalato un'altra mia collega ancora, siamo tante, perché seguiamo tutte e due, almeno io lo seguo grazie a lei, il profilo Instagram di questo posto che sta vicino a Milano, si chiama Il Condomicio, e che altro non è che una pensione per gatti, però estremamente seria, qualificata. E magari se mi ricordo vi lascio qua sotto il link, comunque in tanti della zona secondo me lo conoscono. E essendo noi gattare nell'anima, chiaramente quando mi hanno fatto scoprire il profilo ho iniziato a seguirla anch'io, finché hanno deciso di pubblicare questo libro con dentro alcune delle storie dei loro ospiti, perché alcuni gatti vivono lì, alcuni altri invece vengono solo portati per stare in pensione. E vabbè, quindi so già che piangerò tutte le lacrime della mia vita, ma fa niente. Poi, allora, altre cose sono arrivate grazie a uno svuotamento fatto per interposta persona, comunque questo l'ho ereditato da questa signora, scusate che ho fatto un casino, che ogni tanto appunto mi chiama quando è un'amica di mia nonna, figuratevi, per cui se già non sono giovane io, nel senso, quanti anni può avere una signora che ha tantissimi anni ma che è meravigliosa, rumore. Meravigliosa, sta bene, si tiene, insomma, fortissima. E quindi, però, chiaramente portare su e giù i libri da casa non è il massimo della vita per lei, quindi ogni tanto mi chiami e dice sono piena, svuotami, e io li porto in negozio e li faccio valutare in negozio. Però se mi piace qualcosa me lo tengo, e quindi anche di Eichsfeld non ho mai letto niente, e questo mi ha sempre ispirato, me lo sono tenuta. Ma non è l'unico, ne vedrete anche degli altri. Dov'è che vanno tutti alle 4 del pomeriggio di mercoledì? Nessuno ha un lavoro? Anche questo, sì, questa è tutta una carrellata di libri che ho ereditato da lei. Questo è Michele Ortimanara, Cose da fare prima, per farsi del male, scusate. Qua, se mi interrompo ogni volta che passa una macchina siamo rovinati. Edito Perrone, Ortimanara è un autore che ho conosciuto quando ho pubblicato una raccolta per racconti, edizioni, si chiama, e me ne ero innamorata, si chiama Il vizio di smettere, una cosa del genere. Comunque, magari mi metto il link qua sotto, era un libro veramente di cui mi ero innamorata, nonostante io tra l'altro i racconti non li gestisca bene di solito, eccetera. Quindi quando ho visto che c'era questo che potevo prendere, insomma, guardate che copertina. Io vorrei tanto avere questa fantasia. Vabbè, poi, altra eredità, Le donne non dormono mai, di Lorenzo Marone, che mi mancava l'ultimo, poi me l'ha regalato la Sil. E invece questo mi mancava ancora, e la Silvia si è un po' detto di leggerlo, che è bellissimo, e quindi me lo sono acchiappato e mi sono acchiappata e poi basta. No, la di Pietro Antonio, che però io ho già fatto vedere perché ne abbiamo parlato, forse devo metterla in questo bucolla, non mi ricordo, poco male. Ho preso questo, I Netanyahu di Joshua Cohen, vincitore del premio Pulitzer 22 per la narrativa, che è questo libro, pubblicato da Codice, che dice dove si narra un episodio minore e in fin dei conti trascurabile della storia di una famiglia illustre. E boh, mi ispirava, quindi me lo sono acchiappato. E basta, questi dovrebbero essere tutti. Ah no, no, non è vero, anche questi ho ereditato da lei, sta che vi faccio vedere. Aiuto, sono castrati. Ok. Uno è Paul Auster, l'ultimo. Non so, mi piaceva l'idea di leggerlo, visto che poi è mancato poco tempo dopo e mi piacerebbe riprovare con lui. E Se vado via di Yoon Lee. NN per me è abbastanza una garanzia, per cui se posso avere un loro libro gratuitamente, diciamo che non è che mi faccia proprio pregare in ginocchio. Ecco, mettiamola così. Poi, altra bozza che è arrivata, c'è ancora dentro omaggio, da Feltrinelli, ma di Massimiliano Virgilio, Luci sulla città, che dovrebbe essere il primo di una serie investigativa con protagonista seriale, che mi ispira moltissimo, ambientato a Napoli, questa è la galleria di Napoli, non mi ricordo come si chiama, cioè, il nome della galleria, però ci sono anche stata, stupida Eleonora. E questa credo che lui verrà via con me ad agosto, è uscito già nel frattempo nelle librerie, quindi potete trovarlo. Poi, allora, ci sono Budapest, mi manca tanto, Budapest è un'altra di quelle città con cui ho un legame, nonostante non ci vada tanto tempo, quindi volevo leggermelo, La storia vera di un amore sopravvissuto all'Olocausto. Poi, invece, dal mio amato
Gianluca di Orvieto, della libreria Arcimboldo, di cui parlo sempre, 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 sempre. Quando sono stata per il rinnovo delle promesse di matrimonio, sono andati là. Ho preso Solgenic, che non so se si pronunci così, reparto C in questa edizione meravigliosa. Poi ho preso Aspettando i Barbari, che avevo anche iniziato, ma poi avevo iniziato troppe cose, di Coetzee. E questo me l'ha regalato lui, una tipografia in paradiso, perché insomma quando ci siamo rivisti gli ho raccontato che ho ricominciato a lavorare in libreria e che insomma sono riuscita anche a rimanerci, ecco, a far sì che non fosse una meteora di ritorno. Allora mi ha detto quindi ti devi leggere per forza questa storia, me l'ha regalato lui, sì, mi fa sempre dei regali, dolcissimo. E per chi non lo sappia, chi non lo sa già, lui ha una libreria dell'usato, esclusivamente dell'usato, a Orvieto, in centro città. Insomma, se qualcuno ci capitasse, andateci. Fate pure il mio nome, tanto lo sa, sono la sua ossessione. Era già passato questo in negozio e l'avevo già notato, già messo da parte. Dopodiché mi sono presa schiaffi e ho detto: dai, smettila, quando cacchio mai riuscirai a leggere, non ce la fai. E poi è stato venduto, è stato richiesto abbastanza in fretta. E quindi ho cominciato a dirmi: ecco, non arriverà mai più perché è un fuori catalogo, stupida Eleonora. E quando mi è ritornato tra le mani l'ho preso. Spero di riuscire a leggerlo presto, ma sappiamo come vanno le cose. Poi, non ho resistito, vi dico la verità, alla copertina e anche un po' al mood che mi ha ricordato questo libro, perché mi ha fatto pensare alla Casa dei Sette Ponti di Mauro Corona. Ed è sempre di Mauro Corona, Favola in bianco e nero. Quando ho visto proprio il confezionamento del libro, mi ha riportata immediatamente a quello che ho provato, alle sensazioni che ho provato quando ho letto quell'altro libro. E ho detto: no, ti prego, lo voglio. E boh, poi magari mi fa schifo, però non credo, non credo. Maurone Corona. Poi, vabbè, ho preso una prima edizione della Strada di Cormac McCarthy, perché la mia, cioè ce l'avevo, ma era conciata, quindi è passata questa e presa. Disonore su di me, disonore sulla mia mucca. Poi la quinta stagione, altro libro di Oscar Wilde, che spero vivamente non mi rideluda con questa nuova tranche di passione che mi è venuta nei confronti di quello che pubblicano. Poi, questo avrei voluto leggerlo durante il periodo del Pride, ma come al solito non riesco mai a fare un tubo. È La ragazza unicorno, pubblicato da Marsilio, di Giulia Sara Miori. Non so se si dica così. So pochissimo di questo libro, ma è esattamente uno di quei libri che adesso vanno letti, come dire, ora o mai più, per cercare di capire in che direzione stiamo andando. Non voglio dire politicamente perché non mi sbilancio, però ecco, dobbiamo capirci. E non so se abbia effettivamente questo peso. Io gliel'ho attribuito, poi quando lo leggerò vi farò sapere. E basta. L'ho preso per questo motivo. Ah, poi ecco questo qua, quello che volevo farvi vedere prima. No, Nella vita dei burattini, sempre di Clun, che non so se dica Clun o Clune. Era quello che mi ispirava di più in assoluto a livello di ambientazione, a livello di mood, eccetera. Poi però avevo già La casa sul mare celeste, quindi continuavo a dirmi: leggi quello che poi magari ti fa schifo, è inutile che compri l'altro, ovviamente non mi ha fatto schifo, e quindi eccolo qua, evviva. Poi, non sto a raccontarvi la rave e la fava sul perché sono venuta in possesso di questo libro, perché ancora non lo so nemmeno io, cioè non ho ben capito che cosa sia, però sto parlando di un libro di Atlantide, Donna vuol dire natura selvaggia, di Abby Andrews. Poi, sempre durante il periodo del Pride, cioè ho scoperto, mi è passato un post di Minimum Fax con questo libro, io ho pensato che fosse una novità, invece poi ho scoperto che è un reminder, per cui ce l'avevo appunto sempre a metà prezzo in negozio, di Sarah Taylor, Il contrario della nostalgia. Ho letto una frase che avevano messo insomma nella foto del post e mi sono completamente innamorata, per cui ho detto: cavolo, ce l'ho anche qua, quindi me lo leggo. Poi anche qua ho ceduto, vedete che mi sono rimbevuta il cervello un'altra volta, però ce la faremo un giorno. Vi ricordate? No, non ve lo potete ricordare. Comunque, in passato avevo letto un libro di questa autrice perché me l'aveva mandato la casa editrice quando ci collaboravo e mi era piaciuto moltissimo, Le 10.000 porte di January. E stavolta ho preso Le streghe in eterno,
perché mi piaceva l'idea di averli vicini, eccetera, eccetera. In questa edizione dicono che potevo benissimo aspettare il tascabile. E questa edizione costa uno sfracello di soldi perché ha prezzo pieno, costa tipo 24 euro, per cui sapete che io ho mille vantaggi a comprare il libraccio, quindi già se ne, insomma, lo faccio di mio, se poi trovo delle cose che so che a prezzo pieno non prenderei mai, figuriamoci. Ultimi tre, vi faccio vedere subito. Stella Maris, del mio amore più grande, letterario ovviamente, e c'è il passeggero, no, l'ho tolto, perché l'ho tolto? Ah no, sta qua, dietro qua. Il passeggero che lì è rimasto perché dopo poco che l'avevo comprato lui è venuto a mancare e io sono rimasta traumatizzata, ve l'ho già raccontato, quindi non l'ho mai iniziato. È arrivato usato Stella Maris in tonso e quindi ho detto dai, Eleonora, che ce la fai? E lo mettiamo qui insieme al suo compare, se ci sta. Ecco, guarda che carini. Bene. Poi ho preso questo The Watchers, loro ti guardano, perché ho visto che uscirà anche il film e mi ispira a bestia. Fanucci ogni tanto butta fuori delle robe che secondo me vale la pena di approfondire, tendenti all'horror. Alcuni classici, ce n'è un altro che sto puntando adesso, appena mi arrivo ho usato l'acchiappo, se no me lo prendo nuovo. Quando ho visto questo me lo sono acchiappato e basta, senza farmi troppi problemi. Cioè, le vibes che mi trasmette sempre a pelle sono quelle di, ora mi viene, la casa, oh mamma del cielo, non mi viene il titolo, vi metto il libro qua. Comunque l'avevo letto con la mia amica Irene, in ebook e ci eravamo innamorate, almeno io, non mi ricordo, forse lei innamorata no, però io mi ero innamorata tantissimo, è stata una delle poche volte in cui ho letto un ebook così velocemente, perché mi aveva preso talmente tanto che non so, ero pazza di gioia. E poi il film un pochino mi aveva deluso, poi l'ho rivalutato, poi ci ho ripensato. Insomma, appena ho visto quello, pam, subito mi è venuto quel pensiero lì. E quindi sono curiosissima. E poi è tornato usato. Anche questo ho fatto la stessa manovra di quello dei Gulag che vi ho fatto vedere prima. Me lo volevo comprare tantissimo. Però, dicevo, Leonora, per favore, ci mancano solo i libri per bambini. Ma lui, Rumple Buttercup, è il libro per bambini scritto da Matthew Grey Gubler, che io ovviamente non so dire, e che è un attore che ho amato moltissimo in tutti i mille mila anni in cui ha recitato in Criminal Minds, ed è un personaggio in generale che mi ha sempre molto incuriosita, ha una cultura di un certo tipo, insomma, mi ha sempre molto incuriosita. E quindi lo volevo tantissimo, anche lì è passato, usato un paio di volte, alla terza ho detto raga, mio, basta, scusate. Ultimo libro, forse il più al buio della storia, no, della storia no, il più al buio del video, diciamo. Non l'avevo neanche mai visto, non sapevo neanche che fosse uscito, non so che cosa sia, non so di quando sia, non so niente, ma è esattamente quello che mi va di leggere in questo periodo, quindi lo sappiamo già tutti che mi passerà questa roba nel mentre avrò ancora 2000 libri da leggere che ho preso in questo momento di così. Ma fa niente, magari invece mi piace tantissimo. La figlia della regina delle sirene. Eccolo qua. Se qualcuno l'ha letto e sa dirmi qualcosa, sa dirmi se ho fatto una baccata, in che misura l'ho fatta eventualmente. Ah, qua dietro dice la Jack Sparrow, il femminile, è tornata più impetuosa e divertente che mai. Quindi è un seguito. Mi state dicendo che è un seguito. Va bene. Non sarebbe né la prima né l'ultima volta che io abbia preso seguito, senza sapere che fosse un seguito, ma fa niente. Bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo di essere stati con me oggi. Abbiamo fatto un book haul relativamente veloce, però bello corposo, spero che vi sia piaciuto. Ho sicuramente dimenticato roba in giro, quindi a breve ci vedremo con un aggiornamento su questo tema. E nel frattempo vi aspetto in tutti gli altri video. Baci!